Ciao ragazze, questo è un nuovo video, è un video tag ed è un video tag carinissimo che sta girando sul tubo da qualche giorno, soprattutto tra le americane. Ma io ho visto questo tag da Sirio Makeup, a cui mando un bacio, e questo video però nello specifico lo farò in collaborazione con una ragazza, si chiama Veronica e lei ha un blog che si chiama Mascaras and Cupcakes. Questo video però nello specifico lo farò in collaborazione con una ragazza che si chiama Veronica, che ha un globo. Scusate, ma mi sono appena svegliata. Allora, questo video nello specifico lo farò in collaborazione con una ragazza che si chiama Veronica, che ha un blog di make-up e non solo, che si chiama Mascaras and Cupcakes. Il blog è carinissimo, è questo qui. Insomma, Veronica scrive un sacco di post, l'ultimo sulla sua beauty routine della domenica, posta anche haul sui vari acquisti, posta i promossi e bocciati del periodo. Insomma, è un blog molto semplice, molto basico, però molto, 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 troppo molto. Insomma, è un blog molto semplice, molto facile da leggere. Io mi sono iscritta quindi tramite le mail, vengo insomma aggiornata giornalmente, insomma, o settimanalmente, ogni volta che Veronica pubblica un post. Devo mandarle un bacio perché è una ragazza carinissima che sto iniziando a conoscere su Facebook, quindi da un po' ci scriviamo. E siccome appunto entrambe effettivamente non vediamo l'ora di sentire sulla nostra pelle il calore del sole, io perché sono bianca cadaverica e perché insomma sono super freddolosa. E ho sempre il raffreddore, lei perché comunque insomma chi non ama il caldo, ovviamente non estremizzandolo troppo. Insomma, Veronica mi ha chiesto di fare questa collaborazione con lei su questo tag davvero davvero carino. Quindi prendo le domande alla mano e iniziamo subito. Se qua la tecnologia vuole collaborare, sarebbe meglio. Allora, prima domanda, lo smalto preferito per la primavera? Ovviamente, il post di Veronica lo troverete nell'info box, ma ve lo segnalo anche qui, sul teleschermo in sovraimpressione. Allora, lo smalto preferito per la primavera? Allora, ovviamente marchiato China Glaze, perché non potrebbe essere diversamente. Gli smalti ve ne segnalo tre. Sono questi colori qui. Mizzica, quanto sono belli vicini. Tre colori primaverili. Un latte menta. Questo si chiama Refresh. No, che ho scritto? Cioè, che cosa c'è scritto? Refresh Mint. Ed è questo verde menta, latte menta. Questo colore corallosa, molto simile alla mia maglia effettivamente, anche questo China Glaze che si chiama Outrageous. Ogni volta che pronuncio questo nome mi sento una cretina. Ed è questo colore fantastico. E poi il rosa che ho acquistato al Cosmo, prof, è un rosa pastello molto delizioso che si chiama Dance Baby. Quindi questi tre colori devo dire che sono super fantastici. Fantastici secondo me per la primavera. Quindi oggi penso che metterò di nuovo il rosa che sto praticamente mettendo di settimana in settimana. Poi, qual è il tuo colore must have per i rossetti e lip gloss primaverili? Allora, partiamo dall'idea, cioè partiamo dal concetto che oramai sapete a memoria che a me piacciono i rossetti scuri. D'estate
estate di in primavera cioè, diventa un dramma per me dover indossare il rossetto, un rossetto che non sia scuro. Quindi io viro sul fucsia, viro su tutte le tonalità che tendono al fucsia. Posso partire, cioè, posso andare da un fucsia così wow. Questo è di Wet n Wild. Fantastico. Posso usare le tinte che virano al fucsia, lip gloss che virano al fucsia, rossetti che virano al fucsia come il Kate Moss 02, oppure l'814 Hyper Gloss Stilo di Kiko. Che comunque di base ha un fucsia al suo interno. Poi, mostraci il tuo vestito primaverile preferito. Il mio vestito primaverile preferito, l'avete visto l'anno scorso, è super da bambola, super da bambina di 12 anni. Ed è questo vestito qui con il merletto qui. Con tutti i coniglietti, quanto sono idiota, fatto così sotto, e mi piace da impazzire. Che vi devo dire? Non ci posso fare nulla, altrimenti il vestito di H&M, famosissimo con le farfalle, color salmone, diciamo. Poi, qual è il tuo fiore preferito in primavera? Mi piacciono un sacco le margherite, mi piacciono un sacco i tulipani, ma in realtà tutti i fiori mi piacciono, non ne ho uno in particolare. Mi piacciono un sacco le rose gialle, impazzisco per le rose gialle. Accessorio, sciarpa preferito o preferiti per la primavera. Allora, tutte le pashmine, tutte le sciarpine leggere che si possono usare in questo periodo, perché io mi raffreddo sempre e ho bisogno sempre del collo coperto, perché sono una persona che d'inverno è abituata alle maglie a collo alto. Quindi nelle stagioni di mezzo, in questo caso la primavera, mi riesce difficile scoprirmi. Già oggi che mi sono scoperta in questa maniera, ho indossato questa sciarpa. Questa è una sciarpa che mi ha regalato Alessandra alle Loves Makeup ed è una pashmina di H&M, con un motivo floreale molto delicato e quindi insomma l'ho usata oggi, mi piace particolarmente, ma in realtà tutte le pashmine mi piacciono e mi sono strautili in questo periodo. Questa però ricorda un sacco la primavera per i colori. Come accessori vi faccio vedere parte, ma piccola parte, insomma, dei miei accessori per quanto riguarda per esempio gli orecchini. Mi piacciono un sacco questi di H&M, questi cerchi sul fucsia, arancione, senape e nero, questi fucsia, i cuori sempre di H&M. Questi corallosi di Forever 21 e poi tutti gli altri ce li ho di là. Comunque tutto ciò che è colorato mi piace da impazzire. Ovviamente, ovviamente. Poi. Quali sono i trend di questa primavera che più ami? Allora, il motivo floreale, se è non troppo pacchiano, in questo caso una sciarpa che ha un motivo floreale molto delicato, non troppo grande, e appunto non mi piacciono quelle stampe con i fiori così grandi che magari mi occupano tutta la spalla. E poi mi piace lo stile da galera. Topazio. Mi piace quest'altro trend della stagione. Topollo Lazio. Fa un saluto alle donzelle? No. Non vuole salutare. Mi piace lo stile da galera, ma io per il bianco e il nero ho un po' di timore, quindi non penso che lo indosserei mai. E, oh,
Sì, e poi basta. Mi piace un sacco il trend che porterà nei nostri armadi le gonne lunghe. Mi piacciono un sacco, stile zingara. Poi, qual è la candela che preferisci in primavera? Io non faccio tanto uso di candele profumate, non sono una strapatita di candele, ma non perché insomma non mi piacciono, anzi mi piacciono tanto, solo che in casa mia non c'è comunque la calma mentale per accendere una candela. Quelle rare volte che l'ho fatto, ho acceso la mia mitica Glade alla vaniglia e in genere compro sempre questa. Mi piace da impazzire. E l'ultima arrivata è stato un regalo, è la Midnight Jasmine Yankee Candle che mi ha regalato Elena Lasby, a cui mando un bacio. E questa non l'ho mai accesa, prima perché sono legata ai ricordi, quindi mi dispiacerebbe usarla e quindi penso che non la userò mai, proprio perché sono una persona che si lega tanto agli oggetti e magari non li utilizza, li lascia lì, quindi ce l'ho a fianco alla TV e mi improfuma sempre un sacco la stanza. Però per il resto non sono patita di candele, però questa della Glade alla vaniglia mi piace un sacco e dura tantissimo. Poi, qual è il tuo profumo preferito per la stagione primaverile? Allora, io uso profumi pesanti d'inverno. Quello estivo preferito è sicuramente questo dell'erbolario a lettere rosa. Questo è quello roll-on, ma in realtà mi piace un sacco il profumo. E questa versione roll-on è stracomoda perché si può portare praticamente in borsetta e anche per i viaggi è stracomodo. Poi, altra domanda. Com'è la primavera dalle tue parti? La primavera dalle mie parti è sempre ventilata, quindi le pashmine sono d'obbligo per me. Una sola parola, ventilata. Poi, che cos'è che preferisci della primavera? Adoro aprire la finestra alle 10 di sera, chiudere gli occhi e inalare l'aria e sentire quel profumo strano che si sente solo in primavera e che abitualmente mi riporta un sacco di bei ricordi e in genere guardo il cielo stellato perché probabilmente chiedo aiuto alle stelle. Sei una persona da pulizia di primavera? Assolutissimamente sì. Non sembrerebbe perché di base sono una persona disordinata, ma da un po' di anni a questa parte amo l'ordine visivo. Quindi sì, ogni tot cerco di fare pulizia perché vedere tante cose in giro mi crea scompensi. Programmi per la Pasqua o per le prossime vacanze? Assolutissimamente no, come ogni anno, Pasqua e Pasquetta. La si passa Pasqua in famiglia, Pasquetta in genere con gli amici, ma come sempre non abbiamo idea di che cosa faremo. E quindi organizzeremo all'ultimo 3 giorni prima, se non il giorno prima, e come al solito ci scapicolleremo per comprare la carne, perché in genere a Pasquetta si fa il barbecue. Però, a quanto pare questa settimana da pioggia tutti i giorni, Pasqua e Pasquetta sarà brutto tempo, quindi sarà una Pasquetta di cacca. Insomma, ci vuole un appoggio. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi rimando al blog di Veronica, che è davvero semplice, ma super carino. Il nome è fantastico, Mascaras and Cupcakes. Vi potete iscrivere in modo da ricevere settimanalmente i vari post che lei pubblica. Quindi ringrazio ancora Veronica, mando un bacio ed un abbraccio e noi nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao!